Questo è il lavoro che facciamo con i ragazzi che si sono uniti al gruppo, un gruppo nato spontaneamente e quasi per caso, il giorno dopo le elezioni del 2018, 22 ottobre del 2018, che peraltro è il giorno del mio compleanno. Quindi piano piano è nato questo gruppo che si è sempre più rafforzato. In questo momento non siamo al massimo delle presenze, poi il gruppo in forze parte dopo le vacanze natalizie, oggi adesso in questo momento tra impegni e quant'altro, viaggi, i ragazzi hanno ovviamente anche le loro faccende da svolgere. Quindi adesso da due settimane, da due domeniche che ci occupiamo di quest'area davanti all'ospedale, che era insomma un po' trascurata, quindi abbiamo sistemato sia le siepi che andavano sulla strada, che quindi davano fastidio ai parcheggi, sia queste aiuole che erano state insomma un po' trascurate da diversi anni, era piena di terra, quindi abbiamo sistemato tutto. Lo facciamo questo con piacere, abbiamo sistemate molte parti, zone di tropea che erano lasciate all'incuria da diversi anni, da decenni possiamo dire. La situazione piano piano va migliorando e man mano che passiamo da zone già curate le troviamo sempre in uno stato migliore, quindi meno rifiuti, quindi c'è evidentemente da parte della cittadinanza, da parte dei turisti, un maggiore rispetto anche grazie a quello che facciamo e ovviamente per il territorio, quindi siamo soddisfatti, contentissimi, e questo ha contribuito molto nel processo di crescita della nostra città e siamo peraltro molto contenti che questo nostro modello d'azione sia stato emulato da altre località vicine e lontane, quindi siamo molto orgogliosi, andiamo orgogliosi di questa iniziativa che, ripeto, nata per caso, si è consolidata, adesso sono 3 anni, perché la cosa difficile è perseverare nelle buone azioni, quindi noi ci siamo riusciti, ormai fa parte del nostro DNA metterci al lavoro per la nostra comunità, per la nostra città, tutte le domeniche e i giorni festivi. Perché fai parte dei volontari del Principato di Tropea? Semplice, per l'amore che nutriamo per questo territorio, per la bellezza, per la sua magia, perché è davvero incantevole e noi facciamo di tutto per renderlo ancora più incantevole e bello, grazie anche al nostro leader, che è il nostro sindaco, che ci tiene più che mai. È lui che ci stimola e ci dà la voglia ogni domenica e il sabato a fare sempre più bello il nostro territorio, il nostro paese. Perché fa parte dei volontari del Principato di Tropea? Perché mi piace soprattutto vedere Tropea pulita, perché è una meraviglia, è una cosa spettacolare. Tropea ormai la conoscono tutti, è conosciuta non in Italia ma in tutto il mondo. È una cittadina veramente che merita, e allora siccome il sindaco ha creato questo volontariato io volentieri ho partecipato e partecipo attivamente, perché è bello stare con la compagnia, con i tropeani, col sindaco, e quindi è tutta una meraviglia.